Shalom a tutti, questa parasha leggiamo della nascita dei due famosi gemelli Esaù e Giacobbe. La storia la conosciamo: Giacobbe era il perfetto tzaddik, devoto al bene, Esaù era il perfetto rasha, devoto al male. E tutti si chiedono: com'è possibile che due gemelli nati dalla stessa madre e padre, uno sia un tzaddik e l'altro possa essere già dalla nascita un rasha? Dove sta la giustizia? Perché Esaù doveva nascere rasha? E la risposta, cari amici, è che in realtà noi nasciamo predisposti nella nostra vita a diventare qualcosa. Chi rasha, chi tzaddik e così via. Ma non è detto che noi dobbiamo per forza essere quello che la nostra natura ci spinge a fare. Esaù, se soltanto si fosse impegnato, avrebbe potuto arrivare a dei livelli di spiritualità ancora superiori a quelli di Giacobbe, il fratello. Solo che lui ha preferito mettere la sua forza nelle cose negative. E vi racconto una storia. Siamo in America, questo rabbino che avete alle mie spalle racconta, lui è un maestro a scuola, e c'era un bambino particolarmente che aveva una famiglia un po' disastrata e lui lo seguiva, gli dava attenzione. Questo ragazzo a un certo punto ha deciso di lasciare la vita ebraica e è andato per un'altra strada. Dopo quasi 15 anni questo maestro rincontra questo ragazzo a un matrimonio di uno dei suoi allievi. Il ragazzo lo porta fuori, dice: Rabbi, vieni, voglio chiacchierare con te. E lo porta davanti alla sua Harley Davidson, quei motoroni grandi. E lui era diventato uno di loro, con la barba lunga, la giacca di pelle, le borchie, i piercing, è tutto tatuato, tutto il vestiario proprio come loro. Dice: immagino che tu non sei felice di vedermi in questo modo qua. Però stasera ti voglio fare un regalo. Dice: cosa? Dice: vedi, tutto il mio corpo è tatuato, non c'ho un centimetro libero. Toglie la giacca, dice: però vedi, il mio braccio sinistro non l'ho tatuato. Quando io ero piccolo, quando io ero giovane, tu mi hai regalato dei tefillin. E questo regalo mi ha colpito tantissimo. E io ti volevo sempre bene e te ne voglio tuttora. In onore a te e al regalo che mi hai fatto, non ho voluto mai macchiare il mio braccio di un qualcosa che so che la Torah proibisce. E se di tanto in tanto mi capiterà di mettere tefillin, i tuoi tefillin, non voglio che sia su un braccio sporco. E sono qui a ringraziarti di avermi dato fiducia dandomi i tefillin. Vedete, cari amici, non si può giudicare una persona dalla sua esteriorità. Esaù anche potenzialmente poteva essere un grande personaggio. L'anima di una persona, che è divinità, non si distacca mai dalla sua sorgente, non vuole mai distaccarsi da Dio. Perciò noi dobbiamo dare coraggio alle persone, dobbiamo fidarci delle persone, e quando noi diamo amore alle persone, anche una persona che vediamo che ha difficoltà potrà sicuramente tirare fuori la parte migliore e far sì che almeno anche soltanto con un braccio pulito lui rimane connesso a Hashem. Shabbat shalom a tutti.